Eccoci a parlare della proposta vincolata, come accennavo nel video precedente. Che cos'è una proposta vincolata? L'abbiamo già detto. La proposta vincolata è una proposta che attualmente molto utilizzata. L'acquirente sottoscrive, invia alla parte venditrice, avendo la possibilità di riservarsi una o due vie d'uscita. Quali sono? La prima via d'uscita è l'analisi della documentazione. Che significa? Ti propongo di acquistare il tuo immobile, ma mi riservo la possibilità di andare a verificare la documentazione inerente l'immobile. Se qualcosa non mi convince, se qualcosa non è effettivamente in regola, mi ritengo libero di non acquistare e mi vado a riprendere il mio assegno di caparra. Oppure, parallelamente a questa analisi della documentazione, la parte acquirente o promissaria acquirente si impegna ad ottenere un finanziamento bancario o un mutuo. Nel momento in cui si verifica la situazione e questo finanziamento bancario non venga concesso, la parte acquirente può tranquillamente ritenersi libero di non procedere con l'acquisto, si va in agenzia, si ritira l'assegno che si è lasciato per caparra, è come se avessimo scherzato. Perché? Apparentemente sembra una proposta abbastanza vantaggiosa per chi acquista una casa. Secondo me invece non lo è affatto. Spiego i motivi. Il primo motivo è: nel momento in cui si sottoscrive una proposta d'acquisto, si blocca il prezzo, si decide quanto si è disposti ad offrire per quella casa. Mentre nel momento in cui si inizia l'analisi della documentazione, l'acquirente blocca il prezzo sulla proposta anche se si riserva di andare a verificare la documentazione. Però che cosa ha fatto in quel momento? In quel momento ha bloccato il prezzo, ha espresso quanto è disposto ad offrire per quella casa. Ma se durante la verifica della documentazione si dovesse accorgere delle anomalie, delle incongruenze o di qualcosa che non fosse chiaro, non ha assolutamente la possibilità di trattare sul prezzo. Che significa? Che se trovo un'anomalia, una incongruenza e posso, ho la possibilità di farmi carico di quella sistemazione, quell'anomalia lì, nonostante pesasse poco per me, ammettiamo che quell'anomalia pesa poco per me, pesa 1000, io ho la possibilità di andare davanti alla parte venditrice tramite l'agente immobiliare e magari farla pesare 5.000, 10.000. Nel momento in cui io sottoscrivo una proposta d'acquisto vincolata, in quel preciso istante ho fissato il prezzo d'acquisto, cioè ho dichiarato espressamente quanto sono disposto ad offrire per quella casa. Nel momento in cui invece mi trovo nella condizione che all'interno della documentazione, durante il processo di analisi della documentazione, io mi accorgo che qualcosa non è chiaro, emerge un'anomalia nella documentazione, oppure emerge nella documentazione che qualcosa va sistemato, che possa essere una planimetria urbanistica non conforme allo stato dei luoghi, una planimetria catastale da sistemare, una variazione catastale non denunciata, qualche elemento sull'atto di provenienza da verificare, sistemare, correggere. Se non ho fatto una proposta espressamente dichiarando il prezzo, ho la possibilità di scendere di prezzo, ho la possibilità comunque di offrire meno rispetto a quello che sarei disposto ad offrire. Altro svantaggio. Lo svantaggio qual è? Firmo la proposta vincolata, ok, inizio l'analisi della documentazione. Chi la fa? Lascio all'agente immobiliare fare questa analisi della documentazione. Se lascio all'agente immobiliare effettuare queste verifiche, non saprò mai se l'agente immobiliare le abbia fatte tutte o se le abbia fatte correttamente tutte. Se ho la possibilità di farle da solo, me le faccio, poi una volta verificato quello che c'è da verificare, vado e sottoscrivo una proposta d'acquisto. Terzo motivo: una volta che sottoscrivo una proposta d'acquisto, seppur vincolata, seppur mi sento tranquillo perché le due clausole mi lasciano una bella via di uscita, ma nel momento in cui questa proposta viene accettata dalla parte venditrice, per legge, non perché gli agenti immobiliari siano cattivi, ma per legge scatta il diritto alla provvigione da parte dell'agente immobiliare. Cosa molto importante, che secondo me forse è la più importante: nel momento in cui mi sono vincolato con questo tipo di proposta, non ho la possibilità di andare a vedere altre case. Se io invio all'agente immobiliare un documento all'interno del quale specifico qual è la documentazione di cui ho bisogno,
e vado poi successivamente a controllare, a verificare quella documentazione, magari io prendo iniziativa e vado a controllarne altra, vado a reperirne altra rispetto a quella in possesso dell'agente immobiliare e della proprietà, posso andare ad analizzare e tenere in considerazione più case. Non mi sono vincolato con nessuno, soltanto nel momento in cui ho analizzato la documentazione di più case posso decidere di andare a fare proposta, soltanto quando sono sicuro di quello che sto facendo, ma soprattutto perché quello è il momento in cui si decide se si vuole, se si è disposti a farsi carico della sistemazione di queste incongruenze. Quello è il momento che mi aiuta a stabilire un prezzo d'acquisto. Non si può andare dall'agente immobiliare e offrire meno rispetto a quanto un immobile è proposto in vendita soltanto perché voglio fare un affare, soltanto perché voglio uno sconto. Andare a fare una proposta più bassa rispetto al prezzo di vendita e anche motivare questa offerta più bassa. Motivare la mia offerta più bassa, devo andare a trovare quelle che quelli bravi definiscono le killer application, cioè quei motivi validi per i quali io offro di meno. Ma se ho già bloccato il prezzo, è inutile che vada a cercare le incongruenze. Vado a cercare incongruenze, le difficoltà da affrontare, le difformità da sistemare, soltanto per chiedere di sistemarle. Non è che le posso usare a mio vantaggio. L'aspetto su cui poi voglio concentrare la vostra attenzione è il fatto che una volta sottoscritta una proposta vincolata non posso assolutamente andare a fare la stessa cosa su più case contemporaneamente. Ho fatto una proposta, devo aspettare sia l'esito della verifica sia la risposta da parte venditrice. Quindi, come io consiglio di agire? Chiedere la documentazione, inviare una lettera dove elenco tutta la documentazione di cui ho bisogno per andare a fare una verifica. Una volta analizzata la documentazione, vado dall'agente immobiliare, sottoscrivo una proposta d'acquisto non vincolata ma motivata.